ci sono quelli che dicono che il mondo è rotto. Intendiamoci, non è che loro siano tanto aggiustati, eh? Non stiamo parlando di gente che rasenta alla perfezione, spesso non sono neanche belli, anzi, tante volte sono proprio brutti forte, però dicono che il mondo va imbellito e come vogliono aggiustare il mondo con interventi a cazzo che servano a soddisfare il loro personale senso dell'ordine. È un po' come quelli che vengono a casa tua a cenare e dopo vogliono aiutarti a mettere a posto. Ti lavo i piatti? No, lascia stare, perché so io come fare i piatti, li lavo io. Tu stai lì, trangugiati quella tanica di amaro abusivo e io lavo i piatti. Ma no, non è giusto che io vengo a cena a casa tua e dopo tu devi rassettare. Ma guarda, se non volevo rassettare andavo al ristorante. Stai in salotto, assumi sostanze stupefacenti e lasciami fare, ma dopo insistono, allora ti devono aiutare e stai certo che tu non finirai più di lavare i piatti perché sarai circondato da gente che girano come gli automi, come turisti a Venezia, no? Che cominciano a dirti: dov'è che tieni i piatti fondi? Dove li metto i coltelli col manico a forma di Yoda? E stai certo che se anche tu hai un cassetto con la scritta posate, le forchette le troverai nel cassetto del comò vicino alle mutande, ma poi fanno anche dei danni irreparabili. Che disdetta, ho appena danneggiato irreparabilmente l'hard disk in cui tenevi i ricordi più cari. Se mi dai la password del wifi vado sul cloud e cerco di recuperarli e diffondendo i tuoi dati sensibili in tutto l'Oregon. Non mi stai aiutando, mi stai rompendo i coglioni. Ma i peggio di tutti sono quelli che mettono a posto senza dirti niente. Prendono iniziative così loro, seguendo tra l'altro il loro non comune senso della logica. E a quel punto sta certo che è il cavatappi del titanio che ti ha regalato Mauro Corona, non lo trovi più neanche col metal detector, Dio caro, Redbox. Qualcuno sta cercando di lanciarci disperatamente dei messaggi nascosti tra le righe degli articoli di giornale. Anche l'articolo all'apparenza più banale può nascondere verità inconfessabili. Sta a noi trovare il codice per scovare queste verità. Scippa amputato, chiede scusa e scappa. Non si era accorto che era disabile, quindi gli ha chiesto scusa, ma non gli ha ridato i soldi. Un ladro, diciamo, sensibile, ma tirchio. Sentenza della Cassazione. Dire andate via agli extracomunitari può essere reato di odio razziale. E infatti l'altro ieri, ho detto, c'era della gente che pestava i miei campi, ho detto andate via, che pestate tutto il radicchio, eh? E si sono risentiti. Ho scoperto che erano cacciatori che andavano in cerca di un fagiano minorenne. Ma essendo svizzeri, erano extracomunitari. Sono andati via dicendo basta con tutto questo odio razziale. Ricerca su Sindone. Un esperimento condotto con tecniche forensi dimostra che almeno metà delle macchie di sangue sono false. No, perché invece il resto è autentico, eh? Milano. Bimbo di un anno e mezzo positivo alla cocaina, assunta probabilmente durante l'allattamento. Anche perché è difficile pensare che il bambino di un anno e mezzo prende la cannuccia del succo al mango e va in giro a sniffare quello che trova per casa. Comunque hanno capito che era cocaina, perché quando lui aveva fame, invece di fare come gli altri bambini che vanno a piagnucolare dalla mamma, lui andava lì e diceva «Dai cazzo! Dai cazzo! Dai cazzo!» A ogni foto del compleanno pareva Maradona in miniatura, l'hanno capito? Vita che lavoro, ma per me non c'è decoro. C'è una mano trasparente che mi entra nelle tasche mentre sparo all'immigrato che intravedo tra le frasche. Quella mano trasparente si è insinuata che disdoro. Una vita che lavoro per finire al comproro. Ora cambierò lavoro e raccolgo pomidoro. Il futuro è tutto d'oro, proprio come i pomidoro. Il futuro è tutto d'oro, proprio come i pomidoro.
accendiamo il Fat Phone Assistant. Ehi, Fat! Cazzo, avevo appena preso sonno! Regola quel benedetto orologio sull'orario interplanetario e vedrai che non sbagli più gli orari, eh! Che cazzo vuoi? Passami le telefonate! Pronto? Pronto, chi parla? Io voglio molto bene al mio ragazzo, però una sera che avevo bevuto un po', ho baciato un altro. Si è sbagliata. No, io lo sapevo che era un altro. Vabbè, ma un bacio si dimentica in fretta. E infatti ho subito voluto dimenticare quell'episodio e sono andata in vacanza col mio ragazzo, a cui voglio molto bene. Ottimo. Ma una mattina che avevo bevuto un po', nelle docce del campeggio, ho fatto petting col noleggiatore delle moto d'acqua. Vabbè, ma il petting non è ancora la resa definitiva. Infatti mi sono subito pentita. Quando siamo tornati ho deciso di non uscire di casa per qualche giorno. Stavo con me stessa, mi sono guardata dentro e mi è servito a capire che io voglio molto bene al mio ragazzo. Oh, tutto è bene quel che... Ma poi, una mattina che il mio ragazzo era a lavorare, è passato il prete a benedire la casa. Magari porta bene. Gli ho offerto da bere, ho bevuto qualcosa anch'io. Lui si è accomodato sul divano e... E cosa? Gli ho fatto uno spumone. Uno spumone nel senso... Nel senso orale. Al prete? Eh sì, fortuna che era un prete, così mi sono confessata subito. Ah, vedi che... Allora, ho pensato di dire tutto al mio ragazzo, dovevo liberarmi, capisce? Così sono andata a casa sua. Ma lui non c'era, c'era suo padre. Mi ha vista scossa, stavo piangendo, allora mi ha dato qualcosa da bere. No, Purtroppo sì. Cos'è successo? Mi sono lasciata penetrare nell'uscita di servizio. Intesa come porta della casa? No, intesa come strada alternativa. Va bene, ma mi dica qual è la domanda? Devo preoccuparmi? No, lei no. Devo dirlo al mio ragazzo? Sa, io sono per le relazioni sincere. Beh, se lei è per le relazioni sincere, faccia così. Glielo dica e poi vediamo se la sincerità paga. Dice che funzionerà? Se mi ama, dovrebbe capire? Io credo che capirà benissimo. Grazie. Arrivederci. E adesso seguiamo l'allucinazione collettiva, interrompiamo un discorso per farvi ascoltare dei consigli che non volevate ascoltare, il cui unico scopo è quello di svuotarvi il portafogli. Sono qui con la mia nuova targhetta telefonica che mi permette di chattare, di telefonare, di fare, di brigare. C'è dentro 100 gigabit o gigabyte, non lo so, comunque mi hanno detto sono due unità di misura diverse, ma è la stessa cosa, solo che uno è 7 più dell'altro. Cosa vorrà dire? Non lo so, è come che uno dice sono le 4 e 3 quarti, l'altro dice no, sono le 5 meno un quarto, ecco, è più tardi, le 5 meno un quarto chiaramente. Comunque, questi 100 giga ti permettono di connetterti e vedere dei film, ma con una qualità fantastica, un dettaglio dentro il schermino del telefono, che bastava anche Mr. Magoo, ma comunque tu vedi, oh, intendiamoci, se tu guardi dei film orrendi, non è che i 100 giga... migliorano la qualità del film che tu stai guardando, no? Cioè, migliorano solo la connessione. Diciamo che se tu guardi un film di merda, la merda entra nel dettaglio. Comunque, questa targhetta qua, dei 100 gigabit o gigabyte, comunque piena di roba, che ci sono gli hertz, i megahertz, i kilohertz, c'è tutti dei numeri che se tu telefoni su una gamba sola spendi meno, però il giorno dopo e però pagando a rate, comunque c'è qualcosa di meglio che confondere la gente nascondendo le informazioni ed è darne troppe. Se tu riempi la gente la testa di numeri, la gente non capisce più un cazzo. Io l'ho presa perché l'ha presa mio vicino di casa. È bellissima! Tu pensa, un centimetro quadrato, me l'ha data in uno scatolone tutto incelofanato che ti fa anche, insomma, capire che ha un senso che tu prendi un cartoncino con dentro un circuito e spendi 40 euro. Comunque, prendi anche tu la targhetta telefonica piena di gigabyte col nuovo contratto che è sicuramente più economico di altro. Calcio in TV. Vietato inquadrare le belle donne. Per la FIFA sono immagini sessiste. L'accusa, trattate da oggetti decorativi. Tutti gli spettatori di una partita sono oggetti decorativi e il soggetto è la partita del calcio e il resto è decorazione. Che senso ha? Ma secondo te quello con la telecamera inquadra le persone appena vede una bella figa, la salta e continua a inquadrare dei scalmanati sudati come le puttane con i tatuaggi? Capisci che non ha senso. Tra un po' leggeremo la notizia, vietate inquadrare belle donne nei film porno perché sono considerate oggetti sessuali. Certo, è quello lo scopo del film porno. Lo dico perché sono un grande esperto, insomma, ecco.
Putin regala a Trump il pallone dei mondiali di calcio 2018. Ecco, proprio a quello che non gliene frega un cazzo del calcio glielo vai a regalare. È come se a me mi regalassero un vibratore. Anche se devo dire che a volte, per curiosità... Comunque il gesto, secondo me, è stato fatto probabilmente per fugare con enorme senso dell'opportunità qualunque voce su Russia Gate. E anche oggi l'abbiamo sfangata. Ci vediamo per la sesta. State lontani dalla galera. Vi lasciamo in compagnia del nostro opinionista che per l'appunto oggi parlerà dello spinoso tema delle carceri in Italia. Il tema delle carceri è un tema che rischia di farci ciurlare il manico nel torrone per niente. Io lo dico da tempi non sospetti, il tema delle carceri non si tratta che io suono il campanello di casa tua e vengo a prendere i numeri del gas. Si tratta di un problema più semplice ma al contempo più complesso. E allora, mi dispiace, ma è una cosa che mi dispiace quando il teatrino della politica mette le mani nelle tasche degli italiani e tira fuori le chiavi di casa. Qua dobbiamo sgombrare il campo da un equivoco importantissimo. Rimbocchiamoci le maniche. Io lo dico da tempi non sospetti, dobbiamo metterci tutti intorno a un tavolo perché non è più tempo di discutere, è tempo di agire. E allora avviamo questo dibattito perché l'Italia in questi mesi ha uno scopo ben preciso che è appunto l'indipendenza del Veneto. Lui per la noia prova allergia, si sente pieno di energia, sarà per questo che si mette in coda il giorno dei saldi all'armeria. Quell'altro è un tipo tranquillo, tiene i conflitti sotto sigillo, ma non entrare nel suo bagno perché nella vasca c'è un coccodrillo. Il sottosegretario a Roma è una scarpa nell'acquario, poi torna al paesello e se la tira tipo il boss del circondario. Vite provvisorie, racconti senza storie, tutti si sentono di passaggio, tutti s'arrangiano la meno peggio. Quell'altra aspetta gli UFO o qualcuno per cui fare il tifo, nel frattempo le basta votare per quello che fa meno schifo. Uno è un professore degli ignoranti, fustigatore, ma il giorno degli esami per una fellazio ti fa passare. Quell'altra è sovvenzionata in quanto disabile è handicappata, però se nessuno la guarda zoppa sui prati come un atleta. Vite provvisorie, racconti senza storie, tutti si buttano sull'uomo a terra, tutti si esaltano per la guerra. Giocherellone dal cuore, puro randella i passanti come un canguro, ma guarda caso i passanti sono sempre di colore scuro. Quell'altro è un anticonformista che non va in chiesa ma fa il buddista, non fa le corna ma interroga i jing, sotto la doccia fa il nudista. L'altro è per la sicurezza, telecamere nella fortezza, ma mentre monitora il Saladino la moglie si butta nell'ubriachezza. Vite provvisorie, racconti senza storie, gente che ha votato per un altro risultato. Non gli interessano i denari, lo innervosiscono gli avari, finché la mamma gli manda i soldi per i suoi vizi universitari. L'altro ha un approccio razionale, provenendo dal mondo rurale, ma sui siti delle scommesse online si è impegnato anche il maiale. Uno si gioca in borsa tutti gli spiccioli di corsa, gli hanno dato una dritta sicura al bordello la notte scorsa. Vite provvisorie, racconti senza storie, bocce ferme, mele col verme, spari sulla folla inerme. Quell'altro per la famiglia si umidisce le ciglia e fa il lumacone con la vicina per portarsi a letto sua figlia. Il giovane antagonista contro il potere scende in pista, se un potente cambia opinione gli dà del trasformista. Il vecchio guerrafondaio dice che il mondo è tutto un merdaio, un po' come quando la merda si lamenta dell'etamaio. Vite provvisorie, racconti senza storie, mafie e calzoni, bombe dai droni, non ci sono paragoni. Le vite della gente non contano mai niente, ma esplodono come una bomba molto poco intelligente.